Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake, zucchine e salame. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, zucchine, salame, uova, latte intero, burro morbido, farina di tipo 0, lievito per torte salate, sale, pepe nero e ricotta di pecora. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Trasferiamo in una ciotolina il parmigiano tritato. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno le zucchine che abbiamo tagliato in maniera grossolana. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 4. Trasferiamo in una ciotola il trito di zucchine. Sempre senza lavare il boccale, adesso aggiungiamo le uova. Il latte. Il burro morbido a pezzi, le farina, il parmigiano che avevamo precedentemente grattugiato, il sale, il pepe. Il lievito per torte salate. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Adesso aggiungeremo il salame. Noi stiamo utilizzando del salame piccante, ma potrete utilizzare qualsiasi tipo di salame che deve essere tagliato o a listarelle o a cubetti. Lo aggiungiamo la zucchina. E la ricotta. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario a velocità 3. Il composto è pronto. Adesso lo trasferiremo in uno stampo per plum cake rivestito con carta da forno. Adesso faremo cuocere a forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti circa. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Plum cake, zucchine e salame. Grazie e alla prossima ricetta!